Vorrei chiamare una ospite che è veramente gradita nell'ambito dello spettacolo, è partita come soprano, come lirica, come classica, per poi arrivare al pop o anche viceversa, perché tanto tu ti mischi in quel mondo. Hai Sì. creato anche una scuola molto importante a Cairo Montenotte che si chiama L'Atelier delle Voci, Music Music Style. Style. Sì. E oggi ci hai portato anche un ospite gradito e poi nelle puntate successive ci saranno alcuni personaggi del tuo mondo dello spettacolo, ma anche Certo. mini, perché i tuoi allievi sono da piccolini, da che età? E dai 4 anni arriviamo anche ai 70, sono i ragazzi più grandi Una quelli. cinquantina di allievi, voi siete reduci da Sanremo, dove a casa Sanremo hai fatto cantare tutte le Un po' età, tutti, dai piccolini esatto. fino ai settantenni. Sì. E adesso ci fai vedere tra l'altro un video, Sì. un mini video, chiamiamolo così, Esatto. perché è un video che hai realizzato a Sanremo con dei bimbi. E Esatto. quello che ho visto prima È quello che hai visto è tuo prima. figlio? Il primo è lui. Apre Dai, sempre i nostri lo guardi? spettacoli e poi ci sono anche gli altri. Certo. Lo guardiamo e poi naturalmente ci rivediamo dopo perché parleremo anche di iniziative dedicate alle persone che hanno qualche difficoltà, insomma iniziative benefiche Eventi che voi benefici, esatto. Sì. organizzate come Atelier della Musica Cairo Montenotte in provincia di Savona. Vediamo intanto questo video realizzato a Casa Sanremo. Sala Melograno, buonasera amici, vi do il benvenuto alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, qua da casa Sanremo, Sala Melograno, per gli eventi collaterali alla Kermesse Sanremese e per la Music Style, l'Atelier delle Voci, sale sul palco. Tu di io quel coso, che sono geloso, nel cielo chi vedo, gli spacchi col muso, perché non da che dalla mamma, a prendere il latte, mangiavo di quello che canta la sera, blam blam blam. La Music Style, l'Atelier delle Voci, e in nostra compagnia il grande piccolo Gabriele. Gabriele Ferraro, tu hai 9 anni e arrivi da? Cairo Montenotte. Arrivi da Cairo Montenotte e quest'oggi ti sei esibito qua nella Sala Melograno di Casa Sanremo per gli eventi collaterali con un brano, con un medley, giusto? Che si intitola? Medley di Morandi. La vocal coach di questa meravigliosa scuola si chiama? Daniela Tessore. Daniela Tessore, che tu conosci bene rispetto a tutti gli altri allievi, dico bene. Sì. Perché? Perché è la mia mamma. Perché è la mia mamma! E la tua mamma è fantastica, devo dire la verità, è una persona meravigliosa. Livia e Lorenza Camberai, due sorelle. Ciao ragazze, tu sei? Lorenza, E tu sei? Livia. Oggi qua alla Sala Melograno di Casa Sanremo vi siete esibite in un pezzo dal titolo? La stessa. La stessa di? Alessandra Amoroso. Alessandra Amoroso, siete state bravissime, preparatissime, anche voi fate parte della Music Style, l'Atelier delle Voci, e la vostra insegnante, facciamo qualche domanda sulla vostra insegnante. Voi andate a scuola da lei durante la settimana quante volte? Andiamo una volta alla settimana, il sabato alle 9 di mattina. Sabato alle 9 di mattina, di mattina quindi. E che esercizi vi fa fare Daniela? Vari esercizi per controllare il nostro respiro, se vedere se la voce è intonata. Quindi non è vero che andare a scuola di canto vuol dire entrare e cantare. Non è così, non funziona così, dico bene. Sì. Ci sono degli esercizi da fare. Sì, per riscaldare la voce e per... Passo
Palafiori, Sanremo 2019, siamo qua all'ingresso di Casa Sanremo e siamo in compagnia della Music Style Kid, i piccoli bimbi della scuola di Daniela Tessore, Music Style, l'atelier delle voci di Cairo. Ragazzi, oggi vi siete esibiti, siamo appena usciti dalla Sala Melograno, siete stati fantastici. Siamo in compagnia anche di due piccoline. Mi dici il tuo nome? Valentina. Che nome meraviglioso. E il tuo? Caterina. Valentina e Caterina. Quanti anni avete? Tu quanti anni hai? 6. E tu? 6. Tutte e due 6 anni. Ma l'anno prossimo quindi mi trovate di nuovo qua, venite a trovarmi, passate di nuovo a trovarmi, vero? Music Style, l'atelier delle voci, ancora protagonisti nella nostra puntata di Ecco Fatto, qui dallo studio 1 di Rete 7. Ricordo, l'atelier della musica si trova a Cairo Montenotte, in provincia di Savona, e abbiamo ospiti Aldo Giannuzzi, presidente dell'Associazione Culturale Franco Tessore. Di cosa si occupa questa associazione? Sì, esatto. E allora, l'associazione si occupa di, si prefigge di promuovere la cultura e i talenti dal Valbormida e non solo, organizzando spettacoli ed eventi a sfondo benefico. Ad esempio, abbiamo l'ultimo evento che abbiamo organizzato, è il Canta Cairo, che ha riscosso un notevole successo, e, durante il quale abbiamo raccolto fondi per gli sfollati di Genova, ma in altre occasioni abbiamo raccolto, ad esempio, fondi per i terremotati del centro Italia. E non dimentichiamoci delle associazioni locali, quale ad esempio la Diversamente, che si occupa di persone disabili, e dalla Guido Rossi, che si occupa di pazienti oncologici, di assistenza ai pazienti oncologici ormai terminali. Quindi manifestazioni a scopo benefico, sì. E non sempre date agli stessi enti, insomma. Esatto, esatto, a seconda dello scenario in cui ci troviamo, la situazione. Quindi un premio letterario, oltre che a un premio legato al mondo della musica, quindi vi siete un pochino allontanati. Vero. dalle voci allo scritto. Certo. Come mai questa... Ma allora, l'associazione ha accolto a braccia aperte l'idea della scrittrice Giuliana Balzano di Cairo Montenotte, quando ci ha proposto di organizzare un premio letterario. E quindi noi dell'associazione, aiutati dal comune di Cairo Montenotte e dal sindaco Paolo Lambertini, che ringrazio, abbiamo organizzato il primo premio nazionale letterario Città di Cairo Montenotte, dedicato al dottor Giorgio Gaiero, che era un pediatra che ha dedicato tutta la sua vita alla cura dei bimbi. Infatti era molto molto conosciuto sia in infatti adesso stiamo vedendo proprio quelle immagini, sì, relative a questo, esatto, questo premio. Molto conosciuto anche in Valbormida, perché ha dedicato tutta la sua vita appunto all'assistenza ai bimbi. Daniela Tessore, allora, abbiamo parlato prima della tua esperienza nel campo canoro, prima come soprano, quindi dal mondo classico, poi il mondo moderno, adesso ti occupi prevalentemente di insegnamento di pop, no? Di pop, quindi dai bambini, l'abbiamo detto prima, dai piccolini fino al più anziano che ha intorno ai 70 anni, sì, uno, ecco, dei tuoi allievi. Non stiamo scendendo nei particolari, anni. Perché per me sono tutti ragazzi, tutti giovanissimi. Ma ecco, uno a una certa età che non si sente intonato può diventare cantante, può imparare. Sicuramente può migliorare. E sicuramente può prenderlo per gioco, farne una passione e seguire questa passione per farne anche qualcosa di buono. Appunto, se segue noi della Music Style, l'atelier delle voci, appoggiamo molto spesso eventi benefici e quindi fa anche un qualcosa di buono, oltre che chiaramente a divertirsi in un ambiente che spazia un po' in tutte le età. Diciamo che poi c'è anche la tecnologia che può aiutare, laddove magari la voce non è perfetta, sì, poi siete voi a calibrare. Noi siamo le cose dal vivo quando ci esibiamo, assolutamente sì, e ci sono corsi singoli, ci sono corsi di gruppo, quindi poi il gruppo è veramente quasi come fosse una famiglia. E questo è veramente molto bello. Allora, si parla di corsi, quindi ci sono delle iscrizioni. E quando ci sono terminano delle iscrizioni? Allora, per quanto riguarda i corsi di Music Style, l'atelier delle voci, sono sempre aperti, mentre se parliamo del premio letterario intitolato appunto al dottor Giorgio Gaiero, come diceva prima Aldo, il nostro presidente della Franco Tessore, associazione culturale, terminerà il 15 giugno la nostra iscrizione. Quindi invitiamo tutti quanti a partecipare, molto numerosi. Per le scuole l'iscrizione è gratuita, tutti gli altri con un piccolo contributo possono partecipare e fare la differenza, perché comunque nella serata finale del 29 di novembre, data del compleanno di questo grandissimo
medico-pediatra, appoggiati anche dalla famiglia, gli renderemo omaggio facendo appunto questa gran serata, appoggiati anche dal comune e premiando i vincitori. Un palcoscenico importante è stato Casa Sanremo, di cui abbiamo parlato anche prima. Sì. E adesso facciamo un finto collegamento, perché tutto questo si è svolto durante il Festival della Canzone Italiana, e vediamo qualche performance direttamente da Casa Sanremo. Massimo Morini dei Voi o Pesto, eccolo qua. È un piacere averti qui oggi. So che tu sei indaffaratissimo, perché tre dei cantanti in gara al Festival, alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, sono diretti in maniera magistrale da te. Tu sei stato uno dei più giovani direttori di orchestra al Festival di Sanremo. Io sono qui innanzitutto per omaggiare Daniela Tessore, che è una grandissima professionista, una bravissima preparatrice vocale, una bravissima insegnante di canto, e anche perché ho avuto modo di vedere, di conoscere i suoi sistemi e di vedere che sono assolutamente non solo l'avanguardia, ma anche quelli esatti per prendere le persone da un certo punto e portarle a un punto in cui possano veramente cantare. Per cui lo chiedo io un applauso per Daniela, che è veramente molto brava. Io sono onorata di ciò che Massimo ha detto, scusa se ti passo davanti, tanto sono corta. E sono molto felice di averti qui, perché per loro è molto importante che tu li possa sentire cantare. Chiaramente qualcuno lo fa per divertimento, qualcuno lo fa perché ha un sogno e ci crede, e tu sai che quel qualcuno l'abbiamo già sentito, e chissà che poi lo sentiremo ancora e lo scopriremo su questi canali. Io ringrazio Massimo, ringrazio Paolo Bianco, ringrazio la New Model Eventi per averci invitato qui questa sera, questo pomeriggio, e di essere qui a Casa Sanremo. Ricordo che con il nostro gruppo di Music Style, Atelier delle Voci, abbiamo donato per il Ponte Morandi e lo stiamo ancora facendo. Siamo sul secolo oggi con il Canta Sanremo 2019, stiamo facendo cantare i negozianti di Sanremo, e noi doniamo in beneficenza qualche euro per ogni partecipante. Questo è lo spirito, cercare di fare una bella cosa, perché cantare è una passione, e poi perché no, tramutarla in qualcos'altro. Grazie mille. Daniela Tessore, Music Style, l'Atelier delle Voci. Ciao Daniela. Ciao Paolo. Ciao, allora, per il secondo anno consecutivo ho il piacere di presentarti qua a Casa Sanremo e ho il piacere di presentare i tuoi allievi. Allora, l'Atelier delle Voci di Cairo, Music Style, è un bellissimo gruppo innanzitutto di persone che hanno una grande passione in comune, che è la musica. E si viene da me per studiare canto, e si viene da me anche per magari coltivare un hobby. Qualcuno però coltiva qualcosa di più di un hobby. Coltiva il sogno nel cassetto di essere, perché no, protagonista di un prossimo Festival di Sanremo. Daniela Tessore soprano, Daniela Tessore vocal coach, ma Daniela Tessore anche mamma di tutti i suoi allievi, oltre 50 mi hanno detto fanno parte della tua scuola, di questa meravigliosa famiglia che hai creato. Tutti ti ringraziano, io ho fatto poco fa l'intervista ai tuoi ragazzi, ai tuoi allievi, tutti sono entusiasti di come li segui, di come insegni loro, del metodo che usi per insegnare, ma soprattutto di quel collante che usi per renderli poi alla fine una grande famiglia. Per me è molto importante che ci sia un clima di armonia all'interno della scuola, credo che sia fondamentale. È bello che ognuno cerchi di aiutare l'altro quando siamo sotto concerto e siamo sotto tensione. Questo è la base di tutto. Poi chiaramente c'è la professionalità, c'è la voglia di fare un qualcosa di bello tutti insieme. L'associazione promuove anche un concorso nazionale, premio Città di Cairo Montenotte, per il dottor Giorgio Gaiero. C'era una volta un pediatra, un grande uomo, un uomo che non conosceva sabati, non conosceva domeniche, ma un uomo che era dalla parte del genitore e del paziente, che chiamava o guerriero o streghetta, perché lui era un pediatra, io ero una streghetta, mio figlio è stato un guerriero, adesso quel grande pediatra non c'è più e a noi manca tantissimo. Abbiamo messo su questa bella idea, anzi in realtà l'idea è di Giuliana Balzano, col grande sostegno della famiglia del dottor Gaiero e col grande sostegno di Paolo Lambertini, il nostro sindaco, e insieme a tutta l'amministrazione e al comune. Quindi vi invitiamo ad andare a visitare la nostra pagina, troverete anche il regolamento, se andrete sul nostro blog di www.cantacairo.it troverete il regolamento. Partecipare è facile, possono farlo le scuole gratuitamente, mentre bambini e adulti con un piccolo contributo possono partecipare per portare nella nostra memoria, con un ricordo indelebile, questa persona che è stata veramente splendida. E adesso, sempre grazie a New Model Eventi, ci trasferiamo a Sanremo con
un servizio che è stato realizzato qualche settimana fa da Paolo Bianco, e i protagonisti sono i ragazzi dell'Atelier delle Voci, Music Style, di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, la scuola di canto che si trova a Cairo Montenotte. Ci colleghiamo quindi. E facciamo salire sul palco Katia Battaglino e Roberta Blangero. L'amore femmina, se non riceve non si dà. La prendo comoda, calcolo le possibilità. Quello che vuoi se non ce l'hai. Siamo tutti insoddisfatti, soli ormai. Femmina, se non riceve non si dà. La 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 la. Casa Sanremo 2019, siamo in compagnia di Katia Battaglino e Roberta Blangero. Senti, una domanda a Roberta: che cosa rappresenta per te essere qui a Casa Sanremo? Mamma mia, sicuramente è stata una bellissima esperienza, perché comunque dividere un palco con la Katia, un palco di questo tipo, che ci sono tantissimi talenti, è un'esperienza davvero fantastica. A quale cantante ti ispiri? Beh, non c'è una cantante in particolare. Oggi abbiamo interpretato, cantato con Roberta Nina Zilli, è sicuramente una bravissima voce, una bellissima cantante. Poi c'è Giorgia, ce ne sono tante cantanti, Laura Pausini, tanti cantanti italiani. Io prediligo questi, italiani. Pezzo così, come si dice in gergo, a cappella. Mamma mia, here I go again, my, I cannot resist you. Ma bravissimi! Ripenso ma poi, ripenso ancora a lui. Aspetta, ti bollo, ti voglio e mi guardo in giro. La vita che voglio non ti dirà più un sì. Ora so che farò colpi di testa folli. Siamo in compagnia di Raffaella Garrone. Io so che domani tu riceverai un premio dalle radio per un brano uscito nell'Est Europa. Ci vuoi dire il titolo di questo brano? Si intitola Aspetta, ti mollo, ti voglio. È stato scritto da Daniela Tessore e lo interpreto io. Che è quello che abbiamo ascoltato poco fa presso la Sala Melograno di Casa Sanremo per gli eventi collaterali del 2019. Una voce bellissima la tua. Un pezzo arrangiato, direi, in maniera magistrale, un gran pezzo da ascoltare, una cosa che rimane assolutamente e che trasmette emozioni. Sono contenta di queste cose e sono molto soddisfatta di questi risultati che ho ottenuto, diciamo, negli ultimi 5 anni. Ho studiato, mi sono impegnata e soddisfattissima di questo risultato. Before your pajamas from me, swept to beneath my feet, and I was just a dream of living gazing out a penny to my name. I drink away the lonely days that was till you came my way. And you said, hola, hola, don't remember anymore. Just in hola, hola, I'm sorry. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola, non mi capirai mai, né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino, e come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino. Aurora e Gaia, le vostre due voci meravigliose. Oggi ci avete fatto un brano che si chiama Hola, di Marco Mengoni e Tom Walker. Complimenti, perché io sono rimasto esterrefatto. Io vi ho presentato e poi sono andato in mezzo al pubblico e i commenti erano tutti strapositivi sul vostro metodo di canto, sulla vostra voce. Pezzettino di un brano. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola, non mi capirai mai, né domani né ora. I can watch films without him in the same on the sofa when there's no one around you. Mamma mia ragazzi, fantastico! Aurora Fissore e Gaia De Prisco.
della Music Style Group. Allora, partendo dalla mia destra, andiamo a presentare i componenti di questo gruppo meraviglioso. Eliano, giusto. Fulvio. Raffaella. Marina Varaldo. Monica. Daniela. Roberta. Marco. Marina. Chiara. Anna. Un ringraziamento particolare a Daniela Tessore che ci ha guidato fin qua e poi ci ha supportato in tutto e ci ha fatto crescere. Ho notato che siete non una scuola ma un gruppo di amici affiatati tutti quanti, vi muovete tutti quanti insieme, siete uno per l'altro sempre e questo vi fa onore. È vero, verissimo. Io posso considerare proprio una grande famiglia Music Style. Siamo delle belle persone, ci unisce la musica e ci fa star bene. Siamo qua in compagnia di Eliano Giusto. Ciao Eliano. Ciao. Music Style, l'atelier delle voci. Tu oggi ti andrai ad esibire qua a Casa Sanremo con che brano? La canzone Miserere. Di Zucchero, dico bene, però cantata insieme a... La cantata insieme a Pavarotti, ma inizialmente insieme ad Andrea Bocelli. Tu hai una personalità da tenore e si vede già guardandoti, ma adesso ti andremo ad ascoltare, quindi grazie intanto per essere qua con noi, ma andiamoti a sentire subito. Grazie da Casa Sanremo. Grazie a te, grazie. Quella gioia di vivere che forse ancora non c'è. Maria Clotilde Muzio, oggi ti esibirai qua a Casa Sanremo con un brano di Lucio Battisti che si intitola E penso a te. E penso a te. So addirittura che sei stata intervistata da un giornale, da VIP, dico bene? Quindi sei comunque già un personaggio abbastanza conosciuto al mondo. Ma non solo, perché leggo qui che riceverai un premio a Sanremo come talento emergente. Quindi sei emozionata di questo premio che andrai a ricevere? Sì, sono molto emozionata ma altrettanto felicissima. Torna a casa e penso a te. Gli telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Gli sorrido, abbasso gli occhi e penso a te. Non so con chi adesso sei. Non so che cosa fai. Che cosa ne pensi di questa esperienza come ospite a Casa Sanremo? L'ho vissuta molto bene e ne vado fiera perché ho ricevuto anche complimenti da Massimo Morini.